Buonasera a tutti, grazie della vostra presenza numerosa. Credo che parlare della nostra città evidentemente interessa a molti di noi, ovviamente. Io devo solo presentare, in questo momento devo presentare gli amici che generosamente sono venuti a presentare questo libro, un libro che ha avuto una gestazione molto lunga e che si avvale del contributo dei maggiori studiosi dei diversi periodi trattati dall'antichità alla fine del Novecento. Ringrazio soprattutto loro che hanno avuto la pazienza di assecondare questa lunga gestazione che oggi si conclude con la presentazione c'erano stati dei momenti in cui temevamo di non riuscire, c'era stato il Covid, c'erano state tante vicende che avevano reso difficoltosa la conclusione di questa elaborazione, ma è una storia che non vi riguarda. Ora il libro c'è, mi sembra venuto bene anche dal punto di vista editoriale, quindi ringrazio la casa editrice che ha generosamente assecondato alla fine questa idea di arrivare ad una pubblicazione, e quindi non ci resta che parlarne, di presentarlo a voi e sperando che sia un momento importante di riflessione sulle nostre radici, come si usa dire, e che ci possano far riflettere su quello di cui questa città ha bisogno oggi, in particolare viste le vicende di questi ultimi tempi e nel prossimo futuro. Io direi di cominciare con il professore Giovanni Brizzi, professore emerito dell'Università di Bologna, grande studioso del periodo romano e di altro, ovviamente, che comincerà a illustrarci i primi passi di questa nostra città. Prego, Giovanni. Grazie dell'invito. Angelo, sai che il mio tema oggi scivolerà un pochino più a valle rispetto al mondo antico. Mi sono chiesto, sul punto di parlare, di venire a presentare questo libro, mi sono sentito in imbarazzo, perché questo libro mi ha offerto molto e nello stesso tempo mi ha chiesto molto. Mi ha chiesto di confrontarmi con quello che sapevo di Bologna, e ho scoperto che non ne sapevo moltissimo. La Bologna etrusca, la Bologna romana. La Bologna etrusca, qui c'è il massimo specialista, cioè Giuseppe Sassatelli. Ho già presentato per lui un volume importante, sempre della BUP, quindi non entriamo in concorrenza con nessuno. Bologna etrusca, la città invisibile, e dirò che sostanzialmente questo mi mette in imbarazzo per un certo tipo di ragione. Bologna etrusca è quella straordinaria realtà che è Felsina, è realtà archeologica, che è storia, ma che è storia che io conosco meno, cioè che conosco in maniera molto più ridotta, molto meno approfondita. Dirò che quella città invisibile, Sassatelli l'ha resa perfettamente visibile, e l'ha resa conosciuta anche da chi conosciuta e ha reso desideroso di vederla anche chi alcuni angoli remoti, alcune sfaccettature di questa realtà non le conosce. Ha dato alcuni input. Non c'è una colonizzazione dall'Etruria tirrenica, è un accorparsi progressivo, è un grande sinecismo, la chiamavamo così ai tempi miei.
è un grande sinecismo di una serie di villaggi ed è una prima vita di Bologna che comincia probabilmente con le prime presenze nel decimo, parlo presenze cittadine, ma nel decimo secolo, e dal decimo scivola lentamente fino a diventare quella Princeps Etrurie che è stata riconosciuta come città straordinariamente importante dalle fonti romane successive. Centro di un Commonwealth, centro di una grande realtà, credo soprattutto mercantile, credo soprattutto economica, all'origine delle realtà nuove, delle città etrusche nuove legate a Marzabotto, a Mantova, al grande porto di Spina, che in pratica mette in contatto l'ambito adriatico e quindi l'Egeo con il mondo tirrenico e con via via con la zona fin verso le Alpi. Ha un'economia sviluppatissima molto presto, con un'economia complessa, con una produzione di eccedenze da destinare a un commercio speciale, con la specializzazione nell'artigianato, con le prime forme di possesso individuale della terra, è una realtà straordinaria che condiziona la presenza all'interno della zona a nord dell'Appennino. E non solo. A un certo punto, cade in conseguenza, non dirò molto di più, cade in conseguenza della quando la stabilità, e cito Sassatelli, la stabilità territoriale e politica così faticosamente raggiunta dopo lo scontro al Ticino fu travolta dalla massiccia calata di popolazioni galliche provenienti sia dall'Europa sia dalla Transpadana, dove erano attestate da lungo tempo. Cioè, ecco, questo è quello che mi sento di dire per il momento. La conquista della regione da parte dei Galli Boi porta ad una diminuzione dell'importanza di questa città. Esiste un centro, non un vero e proprio Caput Gallie, almeno per quello che io so, che sia in qualche modo paragonabile alla città che è stata Princeps Etrurie, preceduta da un insediamento di immigrati latini e centroitalici non ancora stabile. Probabilmente si dilegua questo insediamento con la comparsa dell'armata di Annibale, è un insediamento ancora provvisorio. Bologna, la nuova Bologna, Bononia, che cos'è? È un toponimo augurale o è dal nome della popolazione? Forse dal nome della popolazione, forse l'una è l'altra cosa. Bologna è, vorrei dire, il frutto di un errore, anche qui non dirò molto di più, è il frutto di un errore di calcolo. La fondano nel 189, i Galli Boi sono stati sconfitti definitivamente due anni prima, e sono rimasti in sostanza tra coloro che sono sospesi. Due anni dopo viene dedotta una colonia che fosse stata dedotta in contemporaneità con la via Emilia, che è l'elemento più importante di questa zona, probabilmente sarebbe stata una colonia romana. Cioè hanno fretta i romani di controllare il territorio, poi quando impostano decisamente il programma della conquista della regione, e il programma della conquista della regione vede la creazione della via Emilia, che è il primo concretarsi sul terreno dell'idea di limes, cioè una frontiera, una strada che corre lungo la frontiera. La definizione è stata data da la voce limes, adesso naturalmente il nome del grande autore della voce limes sul dizionario epigrafico naturalmente non mi viene, Forni, è stata data da Giovanni Forni, e
una frontiera, una strada e delle truppe lungo la frontiera. Sarà la struttura che ci sarà fino alla Britannia, che ci sarà fino all'Africa. Nasce qui con queste tre componenti. È una frontiera perché a nord non si diventa cittadini romani, quindi è la prima frontiera politica dell'Italia. È una strada, cioè la Via Emilia, forse la strada più importante politicamente parlando dell'Italia romana, anche più dell'Appia per certi versi, ed è una serie di truppe. Bologna è uno di questi centri di truppe, i coloni sono soldati in potenza, solo che lungo questa strada i romani decidono di lasciare sostanzialmente i Galli, e le ultime due colonie sono due colonie romane, Mutina e Parma, perché un colono romano ha meno territorio del colono latino, deve rinunciare alla sua cittadinanza, ma gli danno al colono latino gli danno molte più terre. Fanno così a Bologna ed è un errore. Comunque i Celti verranno recuperati e rimarranno sostanzialmente lungo questa frontiera. Brevemente, Bologna vive a sua volta, abbiamo detto decimo, quarto, Felsina, Bologna vive a sua volta circa sette secoli sotto Roma. Circa sette secoli sotto Roma, comincia adesso una storia anonima sotto Roma. Una storia anonima non è la princeps di niente, cioè è una città sostanzialmente importante, ma è una realtà che ha pochi riscontri politici, diventa, ottiene la cittadinanza romana con la Lex Iulia De Civitate nel 90, viene sfiorata dalle vicende delle guerre civili, è teatro di un episodio che non sappiamo dove si sia svolto, cioè il cosiddetto incontro del Lavino, i patti del Lavino, quell'incontro tra i triumviri nel 49, nel 43 avanti Cristo, e sostanzialmente ha una crescita costante, come per la Felsina etrusca. Per Bologna è importante un dato, il dato dell'epigrafia. Abbiamo una sorta di grande patrimonio epigrafico, arricchito tra l'altro dalle 200 stele recuperate con il muro del Reno, smontando il cosiddetto muro del Reno tardo antico. Ecco. Ora, questo è fino a che non comincia la decadenza con la fine del secondo secolo. Non sapevo molto cosa dire. Devo dire che, ecco, invece ho avuto così una sorta di illuminazione. Ve la venderò così come viene. Nell'ultima pagina di copertina si parla dell'intento di rappresentare la complessità di una vicenda cittadina e di cogliere il senso unitario, quasi un filo conduttore. Io mi sono chiesto quante vite abbia avuto Bologna. Le prime due le ho trattate così, in maniera molto veloce. Poi ho letto una frase del mio collega Angelo Varni, che a un certo punto, nella presentazione del libro, adesso la rintraccio, nella presentazione del libro dice questo: ad un'Europa in forte espansione produttiva, non ho letto solo la presentazione, ho letto anche tutto il resto a un certo momento, in forte espansione produttiva e commerciale serviva che si diffondesse la cultura del diritto, in grado di regolare le relazioni sociali e civili fino ad allora lasciate a casuali rapporti di forza. E questo ruolo che Bologna adotta venne riconosciuto da imperatori e papi, mentre la città
si arricchiva di una cospicua presenza di studenti e docenti presto dediti a studi che si allargarono dal diritto all'arte medica, a quella notarile, alla grammatica, alla retorica, alla logica, alla filosofia, all'aritmetica, all'astronomia. Cioè, Bologna come altera Roma? Credo che questo compito Bologna lo abbia ricoperto nel corso del Medioevo, perché ho sostenuto in un mio libro recente, poi qui correrò anche perché non voglio andare oltre una certa misura, Bologna altera Roma, ho sostenuto in un mio recente lavoro su Imperium che la vera essenza della Roma antica è il diritto, è la capacità di integrare le popolazioni. Ora, Bologna arriva a questa capacità. Arriva a questa capacità e questo ce lo dicono i medievisti. Ce lo dice Berardo Pio, il quale dice che a partire dai primi decenni del XIII secolo la storia della città e quella dello studium si fusero e si confusero al punto da dar vita ad un'unica inestricabile narrazione, citazione esplicita. Lo dice Jean Sainte, secondo il quale dal 1115 al 1183 la Bologna nasce attraverso quella che è una conquista del diritto, cioè Irnerio, che già insegna qui alla corte di Enrico V, un Enrico V spaesato per la morte di Matilde di Canossa, il suo cane da guardia in queste regioni è morto, lui è in difficoltà con il papato, ha dei problemi, i medievisti parlano di questo, accetta un vulnus che in qualunque altro momento non sarebbe stato accettabile, cioè la distruzione della fortezza imperiale in città, e accetta con il documento del 1116 di perdonare la città e anzi di concederle tutta una serie di garanzie per cui si è incontrato, si è visto questa realtà, e sostanzialmente tra il 1116 e la pace di Costanza del 1183, secondo Jean Sainte, un'altra delle voci relative al Medioevo, c'è il primo periodo dell'evoluzione del comune. Da quel momento, abbrevio molto, vedete, avevo preparato una decina di pagine, se leggessi una decina di pagine arrivo a domani. Ecco, ho abbreviato tutto perché ho capito di dover parlare soltanto per un certo tempo. Si ha un fondamentale recupero degli studi giuridici e in quest'ambito Bologna dimostra di essere fondamentale, ma non ha le armi di Roma. Roma ha avuto la fortuna, la prima Roma, ha avuto la fortuna di coagulare una serie di aristocrazie in una civitas e non in una polis, le ha coagulate in una civitas prima addirittura di nascere, ha coagulato le aristocrazie che si sono riconosciute in lei successivamente. Bologna questa realtà non ce l'ha. Bologna deve contare su due cose, credo che siano due cose fondamentali, perché la riconoscono tutti. Poi i grandi personaggi dello studio disputano tra di loro, litigano ferocemente, i pauperi bolognenses a un certo punto, quei poveracci dei bolognesi che tentano di assoggettare l'Italia, il sostenitore della libertà comunale, l'altro che dice no, il diritto giustinianeo è la realtà da seguire. Ecco, c'è tutta questa realtà, ma l'auctoritas dei maestri
non sarebbe sufficiente se non ci fosse il riconoscimento di qualche cosa d'altro, cioè di una sostanziale onestà dei maestri dell'Ateneo stesso. Tutta una serie di temi che avevo svolto: l'afflusso degli studenti, il progressivo avvicinarsi dello studio ai movimenti comunali, cioè fino a Fossalta, se volete arrivare a Fossalta, cioè si allontanano fino al 1249 a Fossalta, fino a propugnare una prima forma. In realtà ce n'è un'altra, ma relativa al diritto internazionale. Una prima forma, l'ha detto Gian Sante, dice che in nome di un diritto naturale, cito, non privo di connotati religiosi, si liberano gli schiavi. In realtà c'è qualche cosa di precedente. Se andiamo a vedere Roma sul rapporto internazionale, Roma dice a un certo punto: nobis cum falliscis quae pacto fit humano societas non est, cioè quae natura est eritque, cioè traduco, noi con i falisci non abbiamo quella societas, quella comunanza che ci viene da un patto umano, ma abbiamo un diritto che viene dalla natura. Cioè, però Bologna si mette su quella strada lì, con un passo addirittura ulteriore. Ecco, questo mi ha fatto scoprire e amare Bologna più di quanto l'amassi prima. Poi Bologna entra, salto secoli, vado un po' in qua e là, 1506 e 1512, Giulio II caccia Giovanni II Bentivoglio, odiatissimo, e c'è una seconda distruzione di un palazzo importante, il palazzo del Bentivoglio, distrutto da Giulio II, dai cittadini bolognesi, inferociti per il massacro, per le violenze contro i malvezzi e contro i loro seguaci che avevano tentato di uccidere Giovanni II, e Giulio II, che sembra signore della città, però fa un errore di calcolo, sfida Luigi XII di Francia, cerca di buttarlo fuori dall'Italia, e Luigi XII assedia Bologna. Bologna cade, cade per tradimento interno, ed è l'unico tradimento che Bologna farà da questo momento in poi nei confronti di Roma. Per il resto rimarrà fedelissima e accetterà, anche qui leggo un'altra cosa, con le guerre in Italia, gli avvenimenti traumatici di quegli anni avevano mostrato che nel mutato quadro politico italiano era velleitaria la difesa dell'antica autonomia politica. Era ormai più sicuro essere sudditi di un sovrano come il Papa, in grado di proteggere Bologna dagli appetiti di Francia e Spagna con la forza delle armi, temporali e ancor più spirituali, e di mantenervi la pace e la concordia con la sua autorità. L'oligarchia che governò Bologna nei quasi tre secoli successivi non dimenticò mai la lezione di quei drammatici anni. Cioè Bologna rimane fedelissima e ottiene veramente l'altera Roma, stavolta anche dal punto di vista territoriale. È la seconda città dello Stato Pontificio, con tutta una serie di autonomie che non sto a ripetere qui, le avevo tutte registrate, ma non le riprendo. È veramente altera Roma, con un proprio ambasciatore presso la corte papale, esentata dalla Congregazione del Buon Governo, che aveva il compito di verificare eventuali irregolarità nell'applicazione delle norme generali, soggetta al sussidio triennale, cioè l'imposizione, ma pagabile
come pare a lei, differendolo, discutendolo, eccetera, batte moneta, cioè il bolognino, cioè Bologna diventa la seconda città e diventa veramente altera Roma anche nei fatti, tanto che poi 1515 Francesco I, 1530 ovviamente incoronazione di Carlo V, cioè altera Roma fino a che anche nei confronti, il bello che è così anche nei confronti dello studio, perché dopo il Concilio di Trento gli studenti devono professare prima di laurearsi, non so se ti rubo qualcosa, perdonami se ti rubo qualcosa, ma mi ha colpito, devono professare la fede cattolica, però frequentano qui e si laureano altrove, quindi hanno trovato tutto in pace questo tipo di discorso. Ecco, avrà un altro momento straordinario, ma non ho il tempo di parlarne, con l'ultimo dei papi bolognesi, ce ne sono sei, di cui due importantissimi, Gregorio XIII e Papa Lambertini, Benedetto XIV, e Benedetto XIV vuol dire Voltaire, vuol dire la cultura nuova. Prima di lui c'è stato Luigi Ferdinando Marsili e l'Accademia delle Scienze dell'Istituto con la proiezione verso lo studio moderno. Ecco, cioè Bologna è stata questo ed è stato un mucchio di altre cose. Perdonatemi, ho cercato di contrarre più un'emozione che io ho provato leggendo questo libro, che rileggerò in modo da saperne parlare ancora meglio di quanto fatto. Grazie. Grazie al professor Brizzi, ovviamente, per questo ampio quadro che ci ha fatto dell'inizio di questa vicenda che noi abbiamo cercato con tutti gli amici che vi hanno scritti, alcuni di loro li ha citati direttamente, il nostro amico. Faccio una battuta, ha portato Bologna sotto la sua cappa, grande romanista, ha portato Bologna dentro Roma e quindi, ma ha in parte, cioè in parte, ha molta ragione questo ovviamente, anche se gli ambasciatori di Bologna a Roma venivano chiamati gli ambasciatori della mortadella, però c'erano comunque questi ambasciatori che andavano a portare le istanze del Senato bolognese e della comunità bolognese alla Santa Sede. Quindi è giusto in fondo questo, poi Bologna aveva trovato questa soluzione perfetta in fondo, stavamo tranquilli sotto un potere forte, che era un potere riconosciuto nel mondo, era un potere anche civile, anche militare in certi momenti, soprattutto era un grandissimo potere spirituale, inutile sottolinearlo. Bologna aveva una sua autonomia all'interno di questo mondo della Santa Sede, di questo mondo dominato dalla Santa Sede, viveva nella sua dimensione di autogoverno, senza dover preoccuparsi di doversi difendere dai grandi potentati, non solo i grandi potentati al di là delle Alpi, ma anche gli altri poteri che stavano al di là del Po. Quindi era una situazione ideale per i bolognesi, la possibilità di gestire un loro limitato, se si vuole, ma comunque esistente autogoverno, senza dover preoccuparsi dei grandi problemi internazionali di cui invece si occupava il potere vero rappresentato dal Papa. Quindi era un'operazione di grande importanza che la storia ci diede a noi bolognesi e nella quale abbiamo vissuto per secoli bene. Quindi giustamente il professor Brizzi ha portato Bologna dentro la sua passione romana.
questo punto andiamo avanti con professore Roberto Balzani, che dirige il Dipartimento di Storia, adesso ha dei nomi che io non so, una volta si chiamava Dipartimento di Storia, e che quindi proseguirà, credo, a seguire questa vicenda della nostra città. Prego. Sì, grazie, buonasera a tutte e a tutti. Devo dire che questo è un libro per golosi, nel senso che se vi piace leggere piacevolmente un libro di storia, anche per l'aspetto letterario, questo fa il caso vostro, nel senso che i testi sono testi serissimi, ben organizzati, documentatissimi, ma scritti con una prosa e con una facilità di comunicazione che riescono a bucare, io credo, l'interesse di tantissimi, e io mi auguro che così sia per questo libro. Quindi per chi di voi è goloso, ecco, potete scartare questo libro e leggerlo, e vi divertirete fino all'ultima pagina, dalla prima all'ultima pagina, almeno a me è capitato così. L'altra cosa su cui volevo riflettere è questo tema di Bologna nella storia. Io e il professor Varni abbiamo, nella nostra vita accademica e non solo, abbiamo scritto tanti volumi per i licei, per le scuole, e allora facevo un riferimento a quante volte Bologna ricorre in questi testi. Sto parlando di quelli del triennio delle superiori, in particolare, quindi diciamo, mi scuseranno gli amici antichisti, perché questa parte, come sapete, nei licei si fa il ginnasio e non rappresenta il programma. E riflettendoci sopra e guardando un po' anche i libri nostri e dei nostri colleghi, Bologna invariabilmente viene citata almeno tre volte come Bologna. Una è lo studio, il 1088. La seconda è la liberazione dei servi, il Liber Paradisus, che spesso viene anche riportato nelle fonti a corredo dei volumi, è forse l'unico documento bolognese che viene, e il terzo è la strage di Bologna del 1980. Questi sono i tre, diciamo, momenti che anche nei libri scritti in giro dai colleghi, che stanno dentro i manuali. Diciamo che una persona, un ragazzo che studia a Catania, mediamente Bologna la incontra nella sua vita di studente in questi tre momenti, poi naturalmente incidentalmente per tanti altri, ma come picco, diciamo, proprio, come caratteristica propria. E questo è un argomento che mi fa pensare su le cronologie delle città. Allora, vedete, le città si distinguono in due grandi famiglie. Ci sono le città che hanno una vita sostanzialmente aderente a quella del sistema in cui si trovano, degli stati in cui si trovano. Quindi le loro cronologie non differiscono molto da quelli dei poteri che in qualche modo le controllano. Io vengo da Forlì e Forlì è una di queste. È una città dove di peculiare, sostanzialmente di memorabile, diciamo, non succede praticamente niente, sono tutti fatti che stanno dentro le vicende dei Longobardi, dei Bizantini, dei Romani, eccetera, eccetera. Ci sono invece le città, che sono secondo me le vere città, che hanno una loro cronologia, cioè all'interno di questa loro vita, che naturalmente risente degli eventi complessivi, dei poteri in cui si trovano, tuttavia, diciamo, hanno dei loro momenti forti che li distinguono dalle altre e che sono loro peculiari. Allora, ad esempio, tanto per venire a Bologna, chiaramente il periodo comunale bolognese è uno di questi, diciamo, fra il XII e il XIII secolo, sicuramente in modo assolutamente originale, e lo è inutile che ci ritorniamo sopra. Un altro momento tipicamente bolognese è il Cinquecento, cioè il momento in cui la città riesce a essere
una cuspide economica grazie all'industria della seta, perché fino alla fine del Cinquecento rappresenta, come appunto raccontano sia Giancarlo Angelozzi che Cesarina Casanova per la parte successiva in maniera precisissima, rappresenta la vera ricchezza industriale della città e potremmo dire agroindustriale, per questa capacità di riuscire a prendere una risorsa delle campagne e metterla al servizio di una grande industria internazionale, che è l'industria della seta, non solo come tessitura, come filatura, ma anche in qualche modo come tessitura. Questo almeno fino alla fine del Cinquecento non ha praticamente rivali. I bozzoli vengono per lo più dalla Romagna e dalle Alte Marche, poi c'è la lavorazione che si concentra qui. Quello non è solo per questo, è anche il momento della grande arte bolognese, di uno studio che si apre al mondo, basti pensare ad Aldrovandi, personaggio straordinario, e ovviamente anche a una grande stagione politica, grazie al cardinale Paleotti e al suo ruolo straordinario dentro la Chiesa riformata come punto di riferimento di questo modo, diciamo, tipicamente peculiare bolognese di vedere la relazione fra il nuovo sistema pontificio e della Santa Sede e dall'altra parte una città che potremmo dire modernizzata in espansione, usando parole che non appartengono all'epoca, ma che danno un po' un'idea di questa spinta al moderno, fra virgolette, che in qualche modo rende Bologna qualcosa di molto diverso. Poi l'altro aspetto l'altra cuspide, insomma, è chiaramente quella settecentesca, e cioè l'epoca, come noi tutti sappiamo, del cardinale Lambertini e dell'Istituto delle Scienze, anche se, come dice giustamente Cesarina Casanova, il cardinale Lambertini ha con la città un rapporto non facile, anche e con i ceti egemoni nella città. La restituzione di un cardinale Lambertini, diciamo, totalmente, diciamo, congruente con il ceto senatorio e possidente è un'immagine oleografica di stampo tardo ottocentesco, proto novecentesco. In realtà il rapporto è molto più complesso e anche le stesse scelte che Lambertini fa di aiutare l'Istituto delle Scienze è una scelta tutto sommato non proprio consonante con l'idea dello studio finanziato dal comune, che viceversa vede una visione della conoscenza e della sua trasmissione di tipo ancora tradizionale. Io ricordo gli studi impareggiabili di Marta Cavazza sul Settecento inquieto bolognese e la visione di Marsili, contraria a quella dello studio bolognese, era dovuta in particolare al fatto che due erano, diceva, le regole che presiedevano alla selezione dei professori dello studio di Bologna: era che fossero di Bologna e che fossero anziani. Queste erano le due caratteristiche. Quindi è chiaro che l'idea dell'istituto è un'idea che va esattamente in direzione contraria. Infatti non a caso poi Marsili non ha un'enorme fortuna dal punto di vista personale, e poi la tradizione è proprio Benedetto XIV che aiuta in qualche modo la sopravvivenza dell'istituto, come sappiamo, fino a che con l'età napoleonica diventa un'altra cosa. Poi l'altro momento indubbiamente straordinariamente unico per la città è quello della seconda metà dell'Ottocento, cioè della grande operazione del 1888, dell'ottavo centenario, che coincide con l'esposizione emiliana, come sapete, fatta ai Giardini Margherita, e i piani regolatori di espansione della città. Cioè il 1888 è una specie di anno spartiacque fra una visione tradizionale dell'amministrazione della città, la giunta Tacconi, che era stata egemone, quella moderata che aveva provato a cambiare le cose ma non si era arrestata a un certo punto nella gestione dello spazio infraurbano,
ha la grande idea di andare oltre e quindi incominciare a ragionare anche oltre lo spazio delle mura, e queste sono idee che cominciano ad emergere nel momento in cui la città torna ad avere un ruolo palesemente riconosciuto anche all'interno dello Stato, in virtù anche della propria tradizione culturale, che poi diventa anche tradizione imprenditoriale, rilancio anche della rendita agraria dei primi del Novecento e così via. Questo non naturalmente ce ne sono altri. Questo per dire che cosa? Che esiste un tempo interno alla città, esistono dei ritmi cittadini che non sono assimilabili a quelli, rigorosamente a quelli dello stato pro tempore in cui si trovano. Questo rendono le città dotate di una propria autonomia culturale, oggi la chiameremmo identità, cioè l'identità della città passa attraverso questo, e questo libro le racconta tutte. Io ne ho solo citate alcune, dentro le trovate tutte. Quindi anche la riappropriazione di cose in parte note che stanno dentro questo modo di raccontare la città rende questo libro, a mio modo di vedere, originale. Non è, diciamo, una storia di tutto quello che succede nella città. Questa è un'ambizione che la stessa Bup ha già fatto con la grande storia di Bologna in più volumi, quindi con un approccio diverso naturalmente, che era quella di andare nel focus dei singoli, creare una specie di analisi dettagliata dei singoli temi. Quasi tutte le persone che hanno collaborato a questo volume erano state coinvolte anche naturalmente nell'altra operazione, e questo ha un'idea diversa, cioè l'idea di dare questo senso forte dei grandi temi della città di Bologna e dei suoi ritmi. Volevo anche dire un'altra cosa che riguarda le storie delle città. Allora, il professor Varni, che ha una grande esperienza in proposito, sa perfettamente che le storie delle città sono state una grande moda storiografica di questo paese fra gli anni 80 e i primi anni 2000. Una moda che naturalmente non ci siamo inventati noi storici, ma che abbiamo assecondato, diciamo, sicuramente per vari motivi, e che era quella mossa dai municipi e mossa dalle casse di risparmio e dalle fondazioni bancarie, in primo luogo, che potremmo definire neomunicipale. Vedete, diciamo, il nostro paese è un paese che può essere anche letto come un paese nel quale ci sono delle ondate di centralizzazione e di decentramento, diciamo così. Il paese era un paese che dopo il 45 era molto centralizzato. Comincia dal 1970 con le elezioni delle regioni a statuto ordinario, ma anche con un aumento considerevole dei bilanci comunali, che soprattutto negli anni tardi anni 70, primi anni 80, a essere un sistema molto più decentrato, che guarda all'autonomia. E questo è un processo che culminerà poi nel cambio di Costituzione nel 2001. Per quasi un trentennio c'è questa specie di ondata autonomista che poi torna indietro. Oggi siamo in un'epoca di ricentralizzazione esplicita o implicita. Anche quando si parla di decentramento, normalmente l'idea è quella, per ragioni economiche, in primo luogo le grandi crisi e così via, stanno riportando una forte ricentralizzazione. Ma in quei 30 anni, dal 1970 al 2000 circa, c'è stata un'età dell'oro, potremmo dire così, del neomunicipalismo, dell'autonomia, e molti comuni avevano l'esigenza di ricostruire una propria legittimità, le classi dirigenti stesse, promuovendo queste storie delle loro città. E ce n'è un'infinità, anche città minime, anche città senza storia, cioè dove non c'era quasi niente da raccontare se non le vicende materiali, che non avevano questa profondità, si sono messe su questa strada. E naturalmente è stato un grande cantiere dove
si sono fatte le ossa tanti ragazzi che poi all'università sono rimasti perché andavano negli archivi, studiavano gli archivi comunali, cosa che oggi fanno molti di meno, fanno molto di meno, e quindi andavano a contatto con questi, con questa realtà profonda del paese. Ebbene, questa stagione, che si è poi conclusa, è una stagione che ha coinciso con una particolare organizzazione sia della politica locale che del sapere. Anche la stessa organizzazione dell'università in qualche modo riusciva a trovare una relazione. Era un'università molto legata al territorio, più di quanto oggi non sia sotto questo profilo, e non dico per l'archeologia che è rimasta fondamentalmente legata al territorio, ma discipline come la storia moderna, la storia contemporanea, oggi non sono così legate al territorio come erano 30 o 40 anni fa. Non ci sono più le figure di studiosi che si occupavano specificamente di questo, e credo molti di noi possiamo avere in mente i nomi di quelli che se ne sono occupati. Ecco, questo per dire che, diciamo, anche sotto questo profilo, questo libro è qualcosa di oggi difficilmente immaginabile in altri contesti, dove la stagione delle storie di città, mettiamole così, si è esaurita progressivamente. E questo testimonia che cosa? Testimonia a questo punto l'esistenza di una domanda, che non è più la domanda di élite, le quali, come sappiamo, si domandano poco da questo punto di vista, e sempre meno, nel senso che hanno una formazione molto più debole di quella che non fosse 40 o 50 anni fa, ma una domanda che si presume di pubblico, una domanda sociale, una domanda collettiva, una domanda di cittadini, una domanda che è quella rappresentata qui questa sera, una platea folta di cittadini che sono incuriositi da questo. L'ennesima storia di Bologna perché attira tanto? L'ennesima storia di Bologna perché la domanda di identità dei cittadini di Bologna è una domanda inesausta, non c'è un fine. È la qualità della domanda che pone l'esigenza di dare delle risposte. Quindi sono stato molto incuriosito da questa operazione editoriale, devo dire la verità, perché volevo capire come funzionasse, e alla fine della lettura di questo libro la sensazione è che funzioni molto bene, cioè che finita quest'epoca anche autocelebrativa che i municipi hanno voluto creare per se stessi, ormai in parte dimenticate negli scaffali delle biblioteche comunali e nelle case di qualche cittadino, forse resta la possibilità di scrivere storie di città per le città che hanno una storia. Cioè per le città che hanno una loro storia interna che valga la pena raccontare, non per tutte. Alcune lo possono fare e altre no. E chiudo con una vicenda che mette insieme queste anime di Bologna, che è una vicenda che, anzi due. Uno è una mia domanda personale alla quale gli storici fanno fatica ancora a rispondere, e cioè riguarda, ed è una cosa umoristica per modo di dire, e cioè il momento cinquecentesco, questo affascinante Cinquecento, in cui nella famosa festa della Porchetta, quella del giorno di San Bartolomeo, la Porchetta comincia a essere lanciata. Cioè il lancio della Porchetta, non il consumo della Porchetta, perché quello è attestato da fonti anche medievali alla fine di pali, eccetera, eccetera. Ma quando, diciamo, i signori della città cominciano a lanciare la Porchetta dal balcone di Palazzo d'Accursio, che è un atto un po' forte, diciamo così, che poi Giulio Cesare Croce racconterà benissimo nei suoi famosi opuscoli, la domanda mia interna è perché? Cioè, come mai funziona questa dinamica festiva, acquisisce questa forma particolare che viene attestata
sappiamo nel XVI secolo, ma non sappiamo esattamente le dinamiche interne, forse non lo sapremo mai, le dinamiche interne che la generano. Questo è una, è un'idea anche del, di come si occupa lo spazio urbano bolognese in maniera del tutto originale. La seconda cosa è la rivoluzione che racconta Alberto Preti del 1831 a Bologna, cioè quando in pieno risorgimento, dovendo in qualche modo volendo in qualche modo rivendicare l'esigenza di una riforma all'interno dello Stato della Chiesa, una volta che è morto un Papa e se ne sta facendo un altro, come spesso succede, a che i rivoluzionari, fra virgolette, bolognesi, che avevano come motto libertà e ordine pubblico, che per una rivoluzione è un motto strano, diciamo così, i rivoluzionari bolognesi rivendicano il ritorno alla la rottura dei patti di quel famoso 500, quelli che avevano sottomesso del 400 e poi del 500, quelli che avevano sottomesso del 400 per la verità, che avevano sottomesso la città alla Santa Sede. Si dice non sono più rispettati i patti, per cui noi ci riprendiamo la nostra libertà e torniamo a essere il Senato di Bologna e quindi l'autonomia della città, come se ciò fosse giuridicamente sostenibile in quel contesto internazionale, chiaramente impossibile. Ma questa forma, giuridica che Giovanni Vicini cerca di dare a questa strana rivoluzione bolognese, in qualche modo è un'ulteriore testimonianza di come i bolognesi siano legati alla loro storia, alla loro cronologia, e anche nel momento in cui si tratta di issare il tricolore, poi il rispetto interno, alla fedeltà interna a questi punti, a questi grandi cuspiti della storia della città, rimane ancora una volta testimoniata. Grazie. Grazie professor Balzani, questa brillante indicazione di una vicenda bolognese esaltata in qualche modo da questo libro. Non ci avevo pensato francamente ad una lettura in questo modo che trova il filo conduttore in altro modo rispetto a come l'avevo immaginato io, il filo conduttore di questa vicenda storica, in una specificità bolognese che fa parte della dimensione culturale dei bolognesi. Io avevo dato più una dimensione oggettiva, cioè il fatto che Bologna è da sempre, come ha testimoniato Sassatelli fin dai suoi studi sul mondo etrusco, sempre stata al centro dei commerci, è sempre stata al centro dei passaggi da est a ovest, da nord a sud, quindi una dimensione di passaggi di uomini, idee, merci da Bologna che ha sempre arricchito la città e l'ha arricchita non solo in termini materiali ma anche in termini di contributi di conoscenze, di contributi di approfondimenti di vario genere che poi l'università da par suo ha esaltato in qualche modo e a sua volta ha poi trasferito all'esterno dopo averla raffinata e dopo averla a sua volta appunto approfondita. Ecco, ma invece c'è in questa lettura fatta da Balzani l'idea di una vicenda che è più intima alla nostra fisionomia di essere bolognesi. Ecco, queste tappe in realtà che sono di natura diversa, sono tappe che non sono legate ad una realtà storica precisa, si va dalla liberazione degli schiavi a vicende che riguardano la realtà economica, appunto, ma sono vicende di varia natura che però hanno tutte contribuito a dare una fisionomia
in qualche modo specifica a questa città e che rende appunto questo libro in qualche modo, almeno a stare a quello che dice, e che io ovviamente apprezzo e approvo, il professor Bassani, rende di facile e gradevole lettura. Come ha citato il professor Bassani il fatto che questo libro deriva poi da una sintesi di un lavoro ben più ampio che fu cominciato 20 anni fa addirittura, che ha portato nel tempo, coinvolgendo tanti storici del nostro Ateneo, alla realizzazione di ben 6 tomi sulla storia di Bologna, che fu sempre pubblicato dalla casa editrice del Bologna University Press. Questa ricerca, io feci il segretario di questa ricerca, perché il direttore, così lo si definì, era Renato Zangheri. Fu lui che impostò questo lavoro mastodontico, scelse i collaboratori, si fecero tante riunioni che portarono a dare il via a questo laboratorio, a questa fabbrica, come va di moda dire, che ha portato a questi 6 volumi. E questa è una sintesi che trae, che cerca di cogliere un senso a tutto questo lavoro enorme. E evidentemente i collaboratori che già lavorarono in larga misura, non tutti ma la gran parte, a questa grande opera, evidentemente avevano colto nel loro lavoro l'essenza di questa loro ricerca e sono riusciti evidentemente a sintetizzarla nelle poche pagine che gli sono state richieste per arrivare ad una sintesi che potesse essere condensata in un unico volume. Ecco, questo è il pregio maggiore di questo lavoro che abbiamo fatto. Cosa devo dire? Devo dire forse qualche cosa che mi ha suggerito Giovanni Vrizzi, questo rapporto così stretto tra lo studium e la storia di Bologna, una storia di Bologna fatta attraverso lo studium. Non è solo così, è lo studium, ma anche il comune che è parte viva e ben presente nel costruirsi delle prime fasi, dei primi secoli di vita dell'Università di Bologna. E anzi, addirittura c'è il problema, per esempio, gravissimo già nel 1200 degli affitti, lo sappiamo, è quasi un luogo comune ricordarlo, lo ricordo ancora. I bolognesi già allora facevano pagare agli studenti e ai docenti dell'Università di Bologna affitti salati per stare in città. Non è cambiato nulla, eravamo nel 1200, tant'è che gli storici attestano che l'Università di Padova nacque per l'uscita di docenti e studenti dall'Università di Bologna che non sopportavano più i costi della vita bolognese e andarono a fondare l'Università di Padova. Quindi, ecco, quindi c'era un'attenzione e il comune in questo caso intervenne per cercare di calmierare questa situazione, fare in modo che fosse possibile mantenere accettabile al grande pubblico che sciamava dall'estero verso Bologna, perché tra l'altro gli studenti, non solo i docenti, ma gli studenti che venivano a lavorare e a studiare in città facevano parte delle classi ricche, diciamo, dei ceti più agiati dell'Europa di allora, che scendevano a Bologna per imparare innanzitutto il diritto, come è stato giustamente ricordato. Poi dal diritto ci si è ampliati a tutto lo scibile,
Ma all'inizio era il diritto, perché nascevano le città, le città-stato, le città che avevano bisogno di amministratori, questi amministratori dovevano costruire la normativa della loro città, c'era bisogno del sapere, del diritto di avere delle regole scritte, e quindi bisognava studiarle queste regole secondo i codici che a Bologna venivano insegnati, secondo le tradizioni antiche, eccetera, eccetera. Ecco, quindi c'era un'attenzione del comune, e il cerchio si chiude collegando questo rapporto di crescita delle conoscenze attraverso l'Ateneo, di intervento dell'amministrazione pubblica di allora, in rapporto ovviamente con i ceti sociali prevalenti, aristocratici, che gestivano questa amministrazione pubblica, e l'attività industriale. Bologna, in quegli anni citati da Giovanni Brizzi, era una grande città industriale europea. I tessuti bolognesi erano i primi in Europa per raffinatezza, per ricchezza del prodotto riconosciuto. E i telai bolognesi, inventati dall'artigianato bolognese, e qui attenzione, erano macchine straordinarie che andavano con l'acqua dei nostri canali, che adesso è tutta uscita, ma allora serviva per far andare i mulini, e che erano mulini che stavano sotto le nostre strade di allora, e facevano girare le ruote e veniva il filato, poi la tessitura, eccetera, eccetera. Quindi la produzione bolognese cominciò a decadere nel 600, ma sono soprattutto le scoperte della tecnologia che introducono la macchina a vapore, siamo nel 700, e allora veramente c'è una fine del predominio della tessitura bolognese. Ma questo nasce perché? Perché c'è un'attenzione da parte delle nostre amministrazioni a sviluppare questo. Il grande canale di Reno del 1002 fu fatto in compartecipazione tra il comune, l'amministrazione e i privati che erano frontalieri rispetto a questo canale che veniva costruito. Quindi denari che venivano, adesso si dice, dal pubblico e dal privato, anche allora. E questa convergenza che spiega anche il fatto che tutto sommato Bologna rifiutò sempre un principe, un dominus, e preferì quello che dicevo prima, di essere con un suo autogoverno, che però era presentato da un'oligarchia, non da uno, salvo la stagione dei Bentivoglio, che non a caso si videro il loro straordinario palazzo, uno si dice uno dei più belli dell'Europa di allora, che fu distrutto dai bolognesi con il guasto che c'è lì dietro al comunale. Era lì il palazzo che fu azzerato dai bolognesi, il rifiuto del Princeps, e in nome di una compartecipazione, di una lo stare insieme, magari litigiosamente, però rifiutare che ci sia uno solo che comanda. Mi ha sempre incuriosito una cosa che è ovviamente a latere di questo discorso, ma secondo me spiega qualcosa. Gli urbanisti e gli architetti che hanno studiato Bologna hanno sempre detto che i nostri palazzi non sono belli esternamente, sono palazzi dalle facciate abbastanza anonime, palazzi, parlo dei palazzi signorili ovviamente, che hanno all'interno giardini molto belli, scalinate stupende. Ecco, una realtà voluta
scrivono questi studiosi dell'architettura bolognese per fare in modo che non ci sia una prevalenza estetica di, una di un signore su un altro signore. Accanto ci sono palazzi più o meno tutti uguali e all'interno poi si fanno gli ornati meravigliosi che conosciamo. È un modo di vivere insieme in un'oligarchia che gestisce la città. Ecco, che spiega anche poi le storie successive della nostra città. Una città che ha sempre preferito, nei momenti migliori ovviamente, non sempre, ha sempre preferito lavorare insieme tutti i ceti sociali, lavorare insieme, cercare una vicenda comune, e perfino il momento più significativo della tensione che c'è stata, quella più vicina a noi, parlo della vicenda più vicina a noi, cioè l'immediato dopoguerra, nell'immediato dopoguerra Bologna e le campagne circostanti furono prese di tensioni politico-ideologiche violentissime, scontri anche fisici continui, era il periodo della guerra fredda, era il periodo di chi stava con la Russia e di chi stava con l'America, ma in maniera virulenta, in maniera financo drammatica, con divisioni nelle famiglie, con Peppone Don Camillo, insomma, in qualche modo. Però questo non inficiò il fatto. Nel giro di un decennio i bolognesi ritrovarono un modo di lo stare insieme e dalla metà degli anni 50 ci fu una ricerca da parte di chi gestiva la città, la sinistra, e da parte di chi era l'opposizione, la Democrazia Cristiana di allora, di trovare delle linee di compartecipazione, di cogestione, che furono trovate soprattutto con l'ipotesi della creazione dei quartieri, e si andò quindi, non dico ad una, a un governo insieme, ma ad una possibilità di gestire senza conflitti la crescita della città. Ecco, questo è un lascito che la storia, e questo libro lo documenta, credo, che la storia ci ha lasciato. Ecco, spero che abbiate la possibilità di leggerlo, di approfondire queste cose che sono state dette così bene dai miei amici cari, che ringrazio della fatica che li ho costretti a fare. Spero che la lettura non sia stata gravosa, come hanno gentilmente detto, anzi hanno detto che è stata una lettura gradevole. Quindi direi che possiamo. Ci sono dei coautori qua presenti, è stato citato Sassatelli, è stato citato Angelozzi, è stata citata la Cesarina Casanova, se vogliono intervenire per chiedere qualcosa, per spiegare meglio qualche cosa che riguarda il loro intervento, ovviamente siamo qua. Beppe, niente? Beh, allora posso solo ringraziarvi e chiudere.